Grazie ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, siamo tornati qui su Pokémon Platinum. Dallo scorso episodio sono cambiate appena un po' le cose. Ora ve le mostro. Allora, ho livellato Deku, l'ho portato a livello 9 e ho aggiunto un Bidoff, giusto per completare il Pokédex, che comunque andrò a mettere all'interno del box. Quindi semplicemente così, che visto che è un Pokémon che diciamo non sarà membro della squadra, comunque l'ho voluto catturare per, ripeto, per completare il Pokédex in modo più completo possibile. Allora, qui in zona ci dovrebbero essere i Pokémon che voglio. Allora, Bidoof non sicuro, che avendo già catturato non mi serve. Allora, in questa zona qui ci dovrebbero essere tutti e due, anzi uno solo, le due, perché l'altro sta nell'altro percorso, quello tra Sabbia Fine e casa. Quindi ora catturiamo uno dei due, sperando che spawni presto. Infatti, ok, femmina come la volevo, perfetto. Quindi sarà Shinx un nuovo membro della squadra. Diciamo che la squadra la completeremo, non dico subito, ma quasi. Ah, a proposito, dai, ho imparato due nuove mosse. E una è Ritorno, che l'ho insegnata io perché il professor Rowan ci ha dato l'MT, e assorbimento che ha già imparato lui. Quindi, due. No, ok. Non voglio usare un'altra azione perché altrimenti va KO e quindi la cosa non è che mi va tanto bene. Diciamo, il tempo di livellarlo finché non impara una mossa. No, non Deku, Tartu, che non impara mosse tipo antipara, una paralizzante, cose del genere. Stavo dicendo una cavolata. Ok, Shinx inserito all'interno del Pokédex, gli diamo un soprannome. Allora, devo controllare una cosa perché non ricordo in che modo ho dato. No, sono arrivato tardi. Anzi, in verità sì, perché posso farlo ok, perfetto. Quindi il progetto era andato a controllare come ho dato il soprannome a Deku, in modo da darlo anche a Sparkle allo stesso modo. Ok, secondo membro di squadra. Ora andiamo a catturare il terzo. Ah, uscito pure qua Shinx per livello 3. Allora, sicuramente diciamo il Deku sarà di un livello, diciamo, più o meno alto rispetto al resto della squadra. Però c'è un però: è ottimo, questo è ottimo per livellare gli altri contro allenatori con la tecnica da switch. Peccato che non danno il condividi esperienza subito, perché a volte sarebbe veramente veramente utile. Ok, Starly femmina, perfetto. Diciamo che a parte Deku e Maschio voglio cercare di avere la squadra più
quanto più femmina possibile, ok. Non andrò K.O. per fortuna. Allora, il primo Pokémon dei due che andrò ad allenare sarà tra Shinx e Starly. Sarà Starly. E quindi perché Lielo, a parte Lielo, dei due più basso, però è la palestra, prima palestra, quella di Mineropoli, è più utile Starly piuttosto che Sparkle. Allora, il soprannome di Starly sarà Buonanotte. Che per i fan di Clash of Clans sarà un soprannome alquanto ovvio. Ok, quindi diciamo per il momento. No, non devo tornare al professor Oak, lo sto andando. Se il professor Oak dire professor Rowan, devo andare qui. Allora, diciamo che le catture le abbiamo fatte. E quindi fino a qui tutto a posto. Ora, una volta fatte le catture, devo arrivare, diciamo, dobbiamo fare le cose che ci eravamo prefissati di fare, cioè mi ero prefissato di fare in questo video. Allora, più che altro io in genere strutturo, intenso di strutturare questa serie per argomenti e non per tempo. Quindi, mentre nello scorso episodio abbiamo fatto la parte iniziale, ora vorrei, diciamo, ad esempio, questo video si arriverà alla Giubilopoli per, diciamo, città compresa, esplorata tutte le missioni interne alla città. Quindi, diciamo, portare il video per argomento. Quindi, indipendentemente dal fatto che durino, diciamo, mezz'ora, come 10 minuti, come un'ora e mezza. Ok. Diciamo di abbattere, cioè abbattere, combattere questo allenatore che ha un Pokémon solo, che ha uno Starly di livello 5. Allora, sicuramente più forte di me e quindi tecnica dello switch. Andiamo sperando che comincino a salire abbastanza velocemente i miei Pokémon. Allora, in teoria dovrebbe essere super efficace. Cioè, poco efficace assorbimento, quindi direi di andare con azione. Che ritorno, diciamo, più è il Pokémon legato a noi, e meglio è. Quindi cercherò di farla salire quanti più livelli possibili, il prima possibile, perché così il ritorno si può potenziare. Ho fatto pure brutto colpo. Questa non ci voleva, però abbiamo fatto un brutto colpo pure noi. Così mi piace Deku. Ok, 30 punti esperienza per ora no. Che però non sale il livello 3. Allora, altra allenatrice. Speriamo bene Deku già è abbastanza deboluccio. Però, ok, ora no. E quasi, diciamo, penso che battendo Bidoof salga a livello 3. Ed è cosa veramente buona e giusta. Ok, pure fallito. Quindi possiamo andare all'assorbimento. E la cosa mi piace. Lo so, non è molto efficace. Però, in teoria, da quanto ho capito, dovrei riuscire a recuperare più PS, no, ne recupero meno, sì, ne recupero meno di quanto ne perdo, però meglio così, perché ne recupero 2 e ne perdo 3, però diciamo che per questa lotta è meglio utilizzare semplicemente assorbimento, così non ne perdo chissà quanti.
Allora, prima di arrivare a... Sì, no, prima di arrivare, diciamo, oggi faremo solo Giubilopoli e la parte a nord di Giubilopoli, ovviamente. Quindi c'è cioè, proprio Giubilopoli, Giubilopoli. Quindi non andiamo... Cioè andiamo verso Mineropoli solo per battere Barry. Sempre se saremo, se la squadra sarà pronta a battere, altrimenti l'allenerò off camera, poi partiremo dal combattimento di Barry nel prossimo video. No, non voglio lottare. Ok, altro allenatore o allenatrice, non ne ho idea. Quindi devo assolutamente dare una pozione a Deku. Mentre oltre a quella che il tizio c'è, poi a un market ce l'ha, non ho comprate altre. Ok, allenatore, un bullo. Sperando che è un Pokémon che posso battere abbastanza facilmente. Allora, vorrei provare a batterlo direttamente con Volanò. Diciamo, voglio provare a fargli attaccarlo un paio di volte e a farmi attaccare. No, direi proprio che non ce la faccio. Ottimo. Vabbè, uno ci ha provato lo stesso. Ok, tanto. Perfetto, su Deku togli pochi PS. Ok, diciamo sperando che prima che Deku arrivi livello 10, Volano impari qualche altra mossa, perché così almeno si riesce a fare qualcosa di meglio, diciamo, nei combattimenti. Anche perché non è che si è solo con azione si riesce a fare tanto. Ok, uno strumento. Vediamo chi sei. Pozione, ottimo, proprio quella che ho appena utilizzato. Allora, vediamo chi esce sempre star livello 4 per un maschio. Io la volevo femmina e quindi sto a posto così. Allora, qui non so se voi lo sapete, ma c'è uno strumento, ovvero una polvostella che è venduta al Pokémon Market da non pochi soldi. Ok, ora incontriamo Lucinda. Allora. Ah, è vero, perché qui siamo a Platino, quindi Lucinda ci accompagna lei. Ed è qui che incontriamo la persona che diciamo, la persona che adoro di più in Pokémon Platino, ovvero il nostro caro amico Bellocchio. Sì. Infatti Bellocchio. Sì, ora ci parla del Team Galassia, diciamo senza dirci il nome, e ci regala il registralade. Ok. Se ne va. Sì. Ok, perfetto, se n'è andato. Così posso tornare posso andare al centro Pokémon. E farci quelle due lotte.
che per me sono diciamo, per il momento sono fondamentali. Perché dobbiamo dare il pacco a Barry? Ah, è vero, perché voi non, diciamo, una cosa che ha fatto off camera, quindi sono tornato a casa per poter fare la lotta, quella di teoria, diciamo, quella obbligata, che mostra come fare catturare Pokémon. E la madre di Barry ci ha dato un pacco da dover riconsegnare. Quindi strumentino, prima di tutto. Attacco X che assolutamente non mi serve, quindi venderò rigorosamente. Ok. Prendiamo un Barry che gli tiriamo il pacco. Ok. Ok, la mappa città, che ce ne sono due. Ok, quindi abbiamo appena ottenuto la mappa città. Perfetto. Meglio per noi. Ok, infatti la prossima è città da visitare, Mineropoli. Io direi di farci subito queste due lotte, così da poter allenarci abbastanza. Allora, io me ne voglio fare queste due lotte più che altro, cioè, per vari motivi. Il primo era solo comunque per livellare, sperando che diciamo, in questa lotta non dei consagri dell'O10, perché voglio essere il più preciso possibile per l'aumento dei livelli. Quindi, ok, qui possiamo fare azione. No, niente, non sono riuscito, diciamo, utilizzando sempre attacco rapido un po' un problema attaccare per primi. Ok, 36 punti, ora no, sale allo 5 e impara anche lui attacco rapido. Perfetto. Ok, Deku ancora non è livello 10, quindi posso sfruttarlo ancora per un'ultima lotta. Ok. Ora riusciremo a fare anche la seconda lotta. E forse, ora no, potrà salire livello 6. Ci manda Bidoof. No, non credo salga a livello 6, però vediamo cosa si riesce a fare. Allora, vediamo con ritorno quanto riesco a togliergli. Veramente, veramente poco. Togli veramente tanto, quindi direi assolutamente di utilizzare assorbimento. Ah, che ha fatto pure il brutto colpo, meglio così abbiamo recuperato pure più PS. Vediamo se riusciamo a fare il brutto colpo pure ora. No, brutto colpo no, però diciamo che no, ho usato pure pozione, ottimo, quindi ho fatto bene a utilizzare di nuovo assorbimento. Meglio così, così recupero più PS. Vediamo se siamo fortunati pure ora a fare un brutto colpo. No, però ho recuperato abbastanza PS, non tantissimi, però diciamo quel minimo. Diciamo che purtroppo non avendo la squadra troppo livellata, diciamo, per il momento le lotte sono ancora abbastanza lente.
Diciamo che diciamo tra un prossimo entro il prossimo video spero di portare tutte e tre le prime squadre a livello 10. Ok, leggo livello 10 e quindi per il momento non lo livello. Ok, mi ucciderà uno strumento. Ah, pozione semplicemente. Ok, invece diamante e perla danno remetti dentro forza. Ok, tu cosa dici? Ok, classiche cose. Ebbene, in effetti, ora che ci penso, un amo vecchio per allenare Deku non sarebbe male. Così da poter allenare bene. Ok, devo trovare i pagliacci per diciamo per il Poketron. Ok, si guadagnano i punti esperienza. Sì. Ok, allora. No, diciamo, ok, parlerò con le cose con la gente mano a mano, quindi non è che lo fanno. Sì, poi ho mostrato gli strumenti, poi il tizio prima ha detto la scuola Pokémon. Ok, abbiamo il Kumon 3. Allora, qui c'è l'ultimo pagliaccio, però lo voglio incontrare dopo perché voglio parlare prima con questo tizio, ok? Che ci darà un amo vecchio, il che è una cosa veramente buona e giusta. No, però anche se dico no, però ce lo spiegherà lo stesso. Ok, percorso 218. Qui troviamo strumento Precision X che non ci serve, quindi che venderò tranquillamente. Allora. Ok, ora parliamo l'ultimo, diciamo l'ultimo pagliaccio. Ok, otteniamo il coupon numero 2. Quindi abbiamo ottenuto tutti e tre i coupon che possiamo andare a portare al tizio. Ok. Sì. Diciamo per il momento non mi serve. Ok. Per il momento l'unica cosa che serve a me, c'è cioè la sezione è questa qui per vedere lo stato dei Pokémon. Allora, come avevamo detto, solamente il primo, diciamo, Pokémon della specie l'avremmo affrontato, mentre gli altri li avremmo skippati, li avrei combattuti off camera, sperando che. Ok, mi togli solo un PS, quindi potrei tranquillamente mandarlo KO e quindi far salire a livello 6 Volano. Ha fatto pure brutto colpo, però. Ok, non so se gli hanno dato 2 o 3 di PS di vita, però comunque sempre KO va. Poi sempre off camera lo catturerò, ma diciamo che catturerò solamente i Pokémon che andranno all'interno della squadra. Ok, troviamo un antiparalisi, strumento molto molto utile.
Allora, vediamo, tu cosa ci dici? Sì, un allenatore un po' deboluccio secondo lei, però diciamo, sarei quello debole che ha comunque tre Pokémon a differenza di lei che ne ha uno solo, però questi sono solo dettagli, a mio parere. Ok, spero di, diciamo, batterlo abbastanza potente che, cioè velocemente, che non mi manda KO. Ho fatto pure brutto colpo, mannaggia lui, quindi no, ancora non posso avere revitalizzanti, quindi. Allora, diciamo, mando Shinx. Ok, lui continua a usare Fulmine Sguardo, sperando che all'azione che utilizzerà non manda KO anche Sparkle. Sta facendo solo brutti colpi. E a quanto pare devo livellare Deku, cosa che non è che mi andava più di tanto. Quindi diciamo, mi dà pure molti punti esperienza, che sarebbero stati utili per livellare sia Volano che Sparkle, però direi che non è questo il momento per livellarli, diciamo non era quello il poco per livellarli. Allora, diciamo che io devo ammettere che centri Pokémon a Pratino sono abbastanza lenti. Allora, torniamo su. Ok, altro allenatore. Ok, lui ha un Magikarp, che è un Pokémon da non sottovalutare. Se è vero, è debolissimo, se è quello che volete, però per livellare è ottimo, perché anche livello 8, quindi nella speranza che mi permetta di portare Volano al livello 7, tanto per il momento va bene così. Diciamo, è vero, diciamo, no, forse non lo so, sapete se riesco a portare, diciamo, Volano a livello 7 con questa lotta, però devo ammettere che è difficile da buttare giù veramente. Allora, però diciamo che ci penso, Sparkle. Per ora a livello 7, non ricordo se è al 5 o al 7, solo 33 punti esperienza, però fa nulla, basta per portare a livello 7. Dicevo, impara Fulmine Sguardo. Secondo voi, tra qui Mineropoli, ora a memoria non ricordo, diciamo c'è qualche mossa che posso insegnargli, diciamo, da comunque da trovare, da insegnargli, diciamo, abbastanza velocemente, perché diciamo che per Sparkle, diciamo, è un po' un'agonia per il momento conoscere solo una mossa. Diciamo, dovrei usare costantemente la tecnica dello switch. E non è, diciamo, una delle migliori ipotesi. Ok, ci usa Batiu o livello 7. Intanto abbiamo il nostro amato Volano, che poi per fortuna, Volano essendo di tipo volante, le mosse di tipo erba non sono molto efficaci. Ok, pure brutto corpo, andiamo KO. Buono, 102 punti esperienza, ma riusciamo ad arrivare all'8, sì, perfetto.
pure parecchio del punti esperienza per il livello 9 ci ha dato, no? Un vegliato pulsante che si è zoomato il tutto e non è cosa buona e giusta. Ok, troviamo una pozione qui dentro. Ok, quindi possiamo tornare indietro. Uno star livello 4. Anzi, direi proprio di provare a combattere contro Barry. Perché? Cioè, per il semplice motivo che così posso farmi questo percorso, cioè questa parte del percorso fino alla grotta prima di Mitropoli, senza entrare nella grotta, per allenare un po' con la squadra. Ok, ci mando Starly. Ha due paia e due Pokémon. Allora, direi di partire subito con Taccorapido. Ok, diciamo che questo giro sarà più una combinazione di attacchi rapido. Diciamo, per quanto riguarda Chimchar, sarà più complicato buttarlo giù. Diciamo, però, ho in mente già una tattica abbastanza vincente. E ora fa brutto colpo, non poteva farlo al turno prima, così non avevamo ruggito contro. 84, ok, sale, ora no, sale livello 9 e impara anche attacco d'ala, che ottimo. Io direi di mettere Sparkle per poi rimettere Volano, così faccio livellare anche un po' lui. La speranza sale livello 5. Perché così intanto per doppi motivi, uno perché per farlo livellare, l'altro così l'attacco di Volano torna normale. Ok, lui intanto ci usa Fulmine Sguardo. Io direi di usare semplicemente Ruggito. Diciamo fare un paio di Ruggiti. Finché diciamo non ci attacca, così almeno avremo una mossa, cioè una. No, non vuole attaccare. Quindi, diciamo, ricordo che siamo sempre uno sotto di difesa rispetto al suo attacco. Però abbiamo fatto brutto colpo, ottimo. Quindi direi subito di utilizzare attacco rapido, nella speranza non utilizza pozione del genere, perfetto. Ok, abbiamo mandato KO Chimchar, vediamo quanti punti di esperienza ci sono. 61 per Volano, non so se bastano, ok, no, non basta fare livello 10, però bastano per far arrivare Sparkle livello 5, parafurmi sguardo, che potrebbe essere una buona mossa. Ok, vinciamo pure 900 punti, cioè 900 pochi dollari, che è buono. No? Ok. Arrivo sempre a sbagliare pulsante, mi devo stare fermo con le altre dita. Allora, ultime cose da sistemare all'interno del gioco, ovvero vendere assolutamente polvo stella sicuro che ci dà 1000. Pokéball non ci servono. Ok, attacco X sicuro e precisione X. Allora, vediamo quante rimedi ho. 8 pozioni, quindi direi proprio che per il momento non servono, quindi direi di prendermi 17 Pokéball.
girano anche una Premier Ball ottimo. Vero, sono un po' uno spendaccione, però perché diciamo le Pokéball saranno molto molto utile. Quindi perché catturerò molta gentaglia qui in zona. Questo è un condominio, ma se non sbaglio qui danno uno strumento. E infatti rapide artigli, infatti ricordavo bene, che aumenta la velocità del Pokémon. Allora, diciamo che tanto approfitto per curarmi. Allora, diciamo che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Vi saluto, ciao a tutti voi.